E adesso Barbara ci andiamo a gustare un nuovo approfondimento curato da Nico Centurame, che continua il suo tour all'interno del santuario di San Gabriele dedicato agli ex voto. Benvenuti fratelli e sorelle, ben ritrovati. Siamo contenti e felici di rincontrarci puntualmente, settimanalmente, in questo nostro piccolo spazio per conoscere e approfondire la figura di San Gabriele, il nostro santo patrono, patrono di tutta la regione Abruzzo e Molise. Qui vediamo, stiamo vedendo le immagini tratte da alcune quadri realizzati da Elis Romagnoli, un uomo di Morrovalle che ha realizzato queste opere per aiutarci a conoscere la figura di San Gabriele. L'ultima volta ci siamo soffermati su questa immagine che il 22 settembre del 1857 che ricorda la professione di San Gabriele, che è il giorno in cui noi religiosi, così anche Gabriele ha fatto lo stesso, acquista il nome nuovo che è Gabriele della Dorata, lasciando il nome del battesimo che era Francesco Possenti, e il nome nuovo per dire che nasce una nuova persona, una persona completamente consacrata a Dio, facendo i voti di povertà, castità e obbedienza. Sono tre voti fondamentali per la nostra vita di sequela di Cristo crocifisso. E noi passionisti aggiungiamo anche il quarto voto, che è quello della propagazione della passione, quindi aiutare i fedeli a conoscere e approfondire la passione di Gesù Cristo. E anche San Gabriele compie lo stesso gesto, quindi nel suo abito viene affisso poi il cuore, che indica l'appartenenza, l'entrare a far parte di questa famiglia, che tra noi e lui c'è tutto in comune, che è tutto condiviso insieme. Il nostro giovane Gabriele si distinse nella vita fraterna, nella cordialità. Da quel giorno in poi davvero ha significato per lui un valore fondamentale della sua vita, e ci teneva tantissimo all'esperienza della carità, dell'amore fraterno, del rispetto vicendevole, e si interrogava continuamente se qualcuno avesse avuto con lui qualche atteggiamento sbagliato, che doveva subito lui chiedergli perdono, anche se quello non si rendeva conto. Delle volte si metteva in ginocchio davanti ai compagni, gli diceva: ti chiedo perdono, perdonami per questo mio atteggiamento che ti ho offeso. E lui dice: ma ti perdono per che cosa? Che non ho visto nulla, che non hai fatto nulla nei miei confronti. E poi lui chiedeva perdono e chiedeva aiuto alla Vergine Maria, perché doveva correggersi questo suo atteggiamento interiore che lui aveva, che doveva migliorarlo sempre di più. Nessuno si accorgeva davvero di questo lavoro interiore che lui stava compiendo giorno dopo giorno, ma esteriormente aveva un atteggiamento così esemplare, così di gratitudine, di riconoscenza, di amore, di accoglienza, vicendevole, esemplare. Poi l'altro pannello che vediamo, quando lui sfruttava le occasioni per uscire di casa, per andare a fare delle passeggiate, e ogni occasione era per lui ottima per poter pregare, per poter riconoscere, vedere il segno della presenza di Dio nelle piccole cose. E ogni volta che vedeva qualcuno che si trovava in difficoltà, pregava per quello se non poteva far nulla lui, e se c'era delle difficoltà pregava la Vergine Maria perché ci fossero dei fedeli, degli amici che potessero aiutarlo per poter superare le difficoltà. E insegna quindi a pregare, insegna a scoprire l'amore verso il Signore a chiunque incontrava, anche se si racconta che spesse volte quando passeggiava su per le montagne del Gran Sasso incontrava dei pastori, dei bambini che pascolavano il gregge, e lui insegnava loro anche a dire una preghiera, insegnava le verità della fede.
E qui invece vediamo il suo arrivo al santuario di San Gabriele, che è avvenuto il 10 luglio del 1859, quando, partendo da Pieve Torina, si mettono in viaggio la carovana per arrivare al santuario ai piedi del Gran Sasso. Era il 10 luglio 1859. Fa alcune tappe, ecco, quelle che noi conosciamo, che si è fermato all'Annunziata giù a Giulianova e si è fermato poi a Montorio, al Vomano, prima di iniziare a salire la grande salita per arrivare fin su al santuario. Il tragitto per arrivare al santuario non erano strade molto comode come abbiamo noi oggi con l'autostrada, ma erano dei sentieri impervi, difficili e quindi anche tortuosi, e quindi lui ha dovuto superare anche difficoltà per poter raggiungere questo luogo ai piedi del Gran Sasso, nel contemplare la meraviglia della natura. E qui vediamo di solito i religiosi, mentre vivevano il tempo dello studio, della preghiera, avevano anche un pomeriggio disponibile per passeggiare. Passeggiavano due a due, vedete, i frati religiosi sono due a due, che dovevano parlare di cose sante, di cose spirituali. E lui ogni volta che usciva doveva sempre cogliere l'occasione per poter annunciare, parlare dell'amore del Signore a coloro che erano incuriositi nel vedere questo gruppo di giovani che passeggiavano qui intorno a questo santuario. E ci fermiamo qui a questa ultima immagine, dove vediamo che si mette a restaurare un'immagine della Madonna della Dolorata. È l'immagine che ancora oggi si trova sull'altare del coro della comunità. Questa immagine lui la trova in soffitta, la trova che era completamente rovinata, distrutta, e gli piange il cuore nel vedere Maria così malmessa, e si mette davvero con devozione, con amore, a restaurarla, a ripristinarla. Per la devozione, per la preghiera, ci teneva in modo particolare, perché lui ricorda sempre nelle sue lettere che nei momenti bui, nei momenti più difficili, è a lei, è a Maria che noi dobbiamo avvicinarci, è a lei che dobbiamo chiedere aiuto e sostegno per poter superare le prove e le difficoltà della vita, perché Maria più di lei ci potrà capire, come una mamma che ci capisce, ci comprende, ma più di tanto non ci può star vicino. Invece Maria no, Maria sta dai piedi della croce, e lì sotto quel pesante legno della croce ha visto il Figlio donare l'ultimo respiro per la salvezza dell'umanità, e lì lei ha detto l'ultimo sì, il sì a Dio, e oggi lo ripete a ciascuno di noi. Ecco, Figlio ci prende tra le sue braccia se ci troviamo in difficoltà, se siamo caduti, se siamo in sofferenza. Lei ci prende tra le sue braccia e ci sostiene. E lui ha trovato in Maria, quindi lui, Gabriele, ha trovato in Maria questa forza, questo sostegno nelle sue combattimenti spirituali, nelle sue difficoltà. Ecco il messaggio che ci lascia oggi, in questa domenica, in questo giorno. San Gabriele ci indica proprio in Maria come l'esempio che dobbiamo seguire, Maria che per lui è diventata una forza, un sostegno nei momenti di prova e di difficoltà. Quindi avviciniamoci a lei e chiediamo a lei rifugio e sostegno nei nostri momenti di sofferenza. Auguri a tutti e vi saluto alla prossima volta.